Nome: Nege. Andrea. Cognome: De Benedetti. Iacomini. Occupazione: fotografa. Sono un giornalista, portavoce dell'UNICEF Italia. Età: 26. 40. Che succederà a Milano il 25 marzo? Il 25 marzo a Milano, alla Galleria Battaglia, ci sarà la mostra di Nege De Benedetti, che abbiamo fatto con UNICEF Italia durante un viaggio in Iraq e Giordania tra i rifugiati siriani. Dal titolo Dannan a Erbil, viaggio tra i bambini profughi siriani. Perché? Perché abbiamo promesso ad alcune bambine che avremmo raccontato la loro storia. Perché questi bambini soffrono da 3 anni per colpa di una guerra che non finisce e grazie alle foto di Nege l'UNICEF ha deciso di raccontarla. Siete emozionati? Moltissimo. Sono emozionatissimo. Un ricordo del viaggio. Siamo andati a vedere la prima elementare delle bambine a Zatari che facevano lezioni d'inglese. E c'era una bellissima bambina in sedia a rotelle, ci hanno detto che non saltava mai un giorno di scuola. Un ricordo, una bambina, eravamo in una scuola, si è avvicinata e mi ha sussurrato in un orecchio: può dire ai giornali italiani che i soldati hanno sparato un colpo in testa a mio padre, che ha rischiato di morire. Programmi per il futuro? Speriamo di tornarci presto. Tornare subito in Giordania e in Iraq per vedere come stanno questi bambini e per dire loro che presto finirà tutto. Vuoi dire qualcosa ai bimbi profughi siriani? Noi non ci dimentichiamo di voi. Voglio dirgli che noi siamo con loro, che l'UNICEF è con loro e che non smetteremo mai, neanche un secondo, di aiutarli e di immaginare un futuro migliore, possibilmente di pace. Vuoi salutarli in arabo? Salam aleikum, però anche ciao. Marhaba. Ciao. Fai un appello per i bambini siriani. Un appello mi sembra una cosa molto altisonante, però forse ognuno di noi può aiutare UNICEF Italia andando sul loro sito a fare quello che sanno fare meglio. Voglio dire agli italiani che in Siria da 3 anni si combatte una guerra che ha fatto migliaia di morti e che ha distrutto la vita di tantissimi bambini. Noi abbiamo il dovere di aiutarli, non solo perché sono vicini a noi, ma perché dobbiamo occuparci anche di quelli che non sono nostri figli. Saluta Andrea. Ciao Andrea. Saluta Nege. Ciao Nege. Sei bravissima.